di Stato. Havana Santa Clara, sull'autopista centrale, in un caldo pomeriggio d'inverno. In un giorno così, le voci di Fidel che lascia correranno più veloci delle vecchie corriere. I cartelli sulla strada, per chi non lo ricordasse, spiegano che la rivoluzione è sempre viva e che il defunto Che Guevara, puro come un bambino, lotta ancora con il popolo cubano. Sull'autopista si corre, un po' perché non c'è traffico, un po' perché il piano centrale dei trasporti ha previsto che la strada debba essere dritta come un fuso, retta come gli ideali del comunismo. È un'antica ossessione dei cubani, l'autostrada non fa una curva perché deve servire come pista d'atterraggio per le forze rivoluzionarie semmai gli americani decidessero di invadere l'isola. La radio Taino di solito trasmette musica, ma quando il leader Máximo ha deciso di lasciare in tutta Cuba, il suo testamento è stato letto alla radio. Non intendo cercare né accettare l'incarico di presidente. Ironia della sorte, non certo casuale, Castro lascia il potere con le stesse identiche parole del presidente Lyndon Johnson quando rinunciò a correre nel 68. Sembra un secolo fa, e invece Fidel stava già lì da 10 anni, se lo deve essere appuntato da qualche parte. Ancora il nemico, ancora l'assillo americano. Ma Radio Taino, quel pomeriggio verso Santa Clara, trasmetteva classici. Questo è Ibrahim Ferrer, che canta Silenzio. Ferrer è morto 2 anni fa. Era arrivato a La Habana proprio nel 59, guarda caso, insieme a Castro e alla rivoluzione. Tutto passa.